circa l'avvenimento di cui hanno parlato i giornali e che va sotto il nome di Rivolta delle Sette, è che sarà fissata per le sei. Ma in realtà poteva essere fissata per un'ora qualsiasi, poiché per sette non si intendevano le ore, ma le associazioni segrete che pullulano in quel paese. Sette è plurale di setta. Purtroppo finché c'è una sola setta tutto fila liscio, ma quando esse cominciano a moltiplicarsi si salvi chi può. E questa fu causa non ultima dei guai a cui andò incontro il movimento insurrezionale. Difatti gli organizzatori fissarono la sommossa, come detto, per le sei del pomeriggio. È ora comoda, né troppo presto né troppo tardi, che permetteva a chiunque di partecipare senza scombussolare l'orario d'ufficio o quello della cena. E i congiurati si passarono la voce, come è buon uso nelle congiure. Del resto non si può fare diversamente in questi casi e bisogna farlo con le dovute cautele. Un congiurato, passando accanto ad un altro, mormorava in fretta senza guardarlo per non dare nell'occhio agli altri passanti. Ci vediamo alla rivolta delle sette! L'altro credeva che alludesse non alle associazioni, ma alle ore. E d'altra parte non poteva stare a chiedere spiegazioni, ma anzi doveva filare via come se niente fosse. E così pure avvenivano dialoghi di questo genere. Anche tu fai parte della rivolta? Delle sette, sì! E i capi facevano circolare l'ordine. Domani tutti alla rivolta delle sette, nessuno manchi. Conclusione, la maggior parte dei congiurati si presentò alle sette anziché alle sei. Voi capite bene che in una faccenda di questo genere un ritardo può essere fatale. Determinò il fallimento. E fu per questo che in un successivo tentativo l'ora della rivolta fu fissata a scanso di equivoci per le sette. E così in questo modo gli organizzatori ottennero che dicendo soltanto il nome del movimento sedizioso, contemporaneamente si diceva anche l'ora per cui era fissata. E d'altro canto, dicendo l'ora, si indicava anche a quale moto s'alludeva, con evidente risparmio di tempo e di spesa anche per tutto ciò che riguardava stampati, circolari, eccetera. Alcuni più pignoli dicevano la rivolta delle sette delle sette. Ora, bisogna sapere che in quel paese le sette erano circa una ventina, ma a questa rivolta partecipavano soltanto sette di esse e non fra le più importanti. Perciò fu necessario dire la rivolta delle sette sette. Oppure la rivolta delle sette sette delle sette. E questo anche quando, prevalendo la tendenza unificatrice, le sette si ridussero a sette. Ogni setta poi era composta di sette membri, i quali furono chiamati i sette delle sette sette e la loro rivolta prese allora il nome di la rivolta dei sette delle sette sette delle sette. La cosa grave è che c'era un'altra rivolta, o meglio, una controrivolta, un movimento reazionario, insomma, i cui promotori non avevano niente a che fare con la prima, anzi, erano contro di essa e contro ogni setta. Disgraziatamente questi, ignorando che anche l'altra rivolta era stata fissata per le sette, fissarono per la stessa ora anche la loro. Non vi dico quello che successe tra i congiurati delle due parti, che fecero confusioni tremende. Così gli antisette finirono fra le sette, verso le sette e mezza, e le sette tra gli antisette alle sette. La controrivolta si chiamò la rivolta dei sette degli antisette contro la rivolta dei sette delle sette sette delle sette. E in attesa che la rivolta scoppiasse, i congiurati giocavano a 3-7. E questi giochi passarono alla storia come i 3-7 della rivolta antisette delle 7 contro quella dei 7 delle 7-7 delle 7. Un fatto curioso avvenne quando uno dei 7 congiurati della rivolta delle 7 contro quella dei 7 delle 7-7, giocando al 3-7 verso le 7, si fece un 7 sui pantaloni. E questo si dovette chiamarlo il 7 di uno dei 7 del 3-7 della rivolta antisette delle 7 contro quella dei 7 delle 7-7 delle 7. Misterioso uxoricidio in un caffè del centro. Personaggi: cameriere, Piero, Teresa. In un caffè affollato, seduto al tavolo, Piero aspetta sua moglie Teresa. Il signore desidera? Ancora niente per il momento. Le ho già detto, sto aspettando una signora. Ah, eccola, son qua. Ho fatto tardi. La signora desidera? E un momento! Sono appena arrivata e subito che desidero! Desidero essere lasciata in pace! Scusi tanto, signora, faccia con comodo. Quando vuole mi chiami.
Calmati, Teresa. Mi sembri un po' nervosa. Ho un diavolo per capello, figurati. Sono stata dal calzolaio. Quell'asino mi ha fatto le scarpe col tacco alto. Dico io, ma gliele avevo chieste col tacco basso. Dice non si potevano fare che così, dato il modello. Non ci ho visto più. Gli ho detto: lei è un perfetto cretino, un imbecille, un asino. Scusa un momento, Cameriere? Ma che vuoi adesso dal cameriere? Lasciami parlare. Eccomi, desidera... No, ancora niente. Volevo solo dirle che quegli insulti di cretino, imbecille ed asino che ha detto la signora non erano rivolti a me, Ma che c'entri tu? Io parlo del calzolaio. Chi non ha sentito il principio del discorso crederà che l'hai con me quando gridi con tanta foga fissandomi: lei è un imbecille, lei è un cretino. Ma quando mai marito e moglie si danno del lei? E che ne può sapere il cameriere che sei mia moglie? Confesso che credevo appunto che quegli insulti fossero rivolti al signore. Lo vedi? Lo vedi, cara? Tu hai questa maledetta abitudine di non precisare quando sei nervosa. Certe volte mi fai fare delle figure tali che vorrei essere sottoterra. Non posso mica mettermi a dire per strada ai passanti: e guardate che non l'ha con me, Purtroppo le donne hanno questo brutto vizio di riferire gli insulti rivolti ad un'altra persona senza specificare a chi erano rivolti, ma anzi, come se li rivolgessero alla persona con cui parlano. E come? Anche mia moglie. Ma veramente lei si riferisce sempre a me. Scusi, ma questa è tutta un'altra storia, però. Ma è spiacevole. Ho capito, ma non ha niente a che vedere col caso mio, perdoni. Vada pure. Dai, continua il tuo racconto. Dunque, ti stavo dicendo che ho detto al calzolaio che non prendevo le scarpe e che mi restituisse l'anticipo. Sai che cosa mi ha risposto? Io non le restituisco niente perché il lavoro l'ho già fatto. Non ci ho visto più. Gli ho detto: lei è un ricattatore e un mascalzone, mi restituisca i miei quattrini. Ma perché continui a ridere con il cameriere? Rido con lui per fargli capire che non ce l'hai con me. E io ricambio il sorriso per far capire al signore che capisco che quegli insulti non sono rivolti a lui. Uffa. Comunque, ho detto, il calzolaio non voleva saperne di restituirmi l'anticipo. Allora gli ho detto: mi restituisca i miei quattrini, lei è un ladro. Bellissima. Scusa, perché continui a ridere ancora mentre io ti racconto un fatto serio? Dovresti essere indignato. E ormai il cameriere ha capito. Rido per far capire anche agli altri dei tavoli vicini che non ce l'hai con me. Ma chi vuoi che s'accorga di noi? Tutti, cara, tutti. Tu non te ne accorgi, ma racconti con una tale veemenza che sembra che litighi con me. Lo vedi? Guarda, si voltano incuriositi. E certo, t'hanno sentito dire: lei è un ladro, la faccio arrestare. E credono che il ladro sia io. Il cameriere è l'unico che sa. E gentilmente, per farmelo capire, continua a sorridere ad ogni tuo insulto. Ma gli altri credono che tu mi dia del ladro. Ma che c'entri tu? Io parlo del calzolaio. Ma intanto guardi me. E non pretenderai mica che guardi qualcun altro mentre parlo con te. Comunque ti stavo dicendo che ho detto al calzolaio... Forte, voce, fa sentire anche la frase "ho detto al calzolaio". Ma io non voglio far sapere i fatti miei a tutti. Ho detto al calzolaio: mascalzone imbecille! Hai capito? Imbecille! Lo vedi? Lo vedi? Si direbbe proprio che tu l'abbia con me. Io sfido chiunque a capire che quell'imbecille non era rivolto a me. E infatti quello era proprio per te. Ah, pensavo fosse per il calzolaio. No, ti ho detto che ho detto al calzolaio imbecille, imbecille. Il primo imbecille è per il calzolaio, il secondo è per te. Gli ho detto imbecille, imbecille. Ma come si fa a distinguere? Il secondo imbecille è vocativo, il primo è tra virgolette. Ma come si fa a capire che ci sono le virgolette se le parole si sentono ma non si vedono scritte? Ma si capisce dall'intonazione. Gli ho detto imbecille, imbecille, imbecille! Ma non potrebbe darsi che tu stessi ripetendo l'imbecille del calzolaio? Per farmelo capire meglio? Così, gli ho detto imbecille, imbecille, al che io ti direi: ho capito, non occorre ripetere. E invece occorre proprio ripeterlo, perché ripeto, il primo imbecille è per il calzolaio, il secondo è per te. È per me, ho capito, ma non potresti cambiare insulto per non creare confusione? Che esiste soltanto imbecille? Potresti dire:
Gli ho detto imbecille, cretino. Così, imbecille sarebbe per il calzolaio e cretino per me. Ma non avrei potuto anche in questo caso dare al calzolaio sia dell'imbecille che del cretino? No, no, credimi, è tutta questione di sfumature, di orecchio. Ma sì, va a parlare di queste finezze con un asino. Il calzolaio? No, tu. Ah. E tornando all'imbecille... Chi? Tu. Ah, ormai il calzolaio è del tutto fuori questione. Il sì. campo si è ristretto a me. Sì, perché? No, era per intenderci. Anzi, guarda, sono contento perché almeno mi faciliti la comprensione. Dunque, dicevi? Dicevo che sei un imbecille, sì, a preoccuparti della gente, a credere che tutti debbano pensare a te. Che presuntuoso. Per lui non esiste che lui, si preoccupa solo di se stesso. Io mi azzuffo con la gente e se gliene parlo lui ride insulsamente ai circostanti. Pezzo di cretino egoista! Cameriere? Comandi! Scusi, ma che ha da ridere lei guardandomi? Ma come si permette? Ridevo perché lei capisce che capisco che le parole della signora non sono rivolte a lei. Ma adesso sono rivolte proprio a me. E farà bene a non ridere, insolente. Scusi tanto, ma il signore stesso mi aveva detto che la signora non l'aveva col signore. E credevo fosse così. Si faccia gli affari suoi, va bene? Beh, andiamocene. Che cretino! Lo vedi? Lo vedi? Precisa. Con chi ce l'hai? Con me, col calzolaio o col cameriere? Con te, con te. Ah, va bene. Va bene. Va bene per te che ti preoccupi solo di te stesso. Razza di ricattatore ladro! Ma con chi ce l'hai? Ma col calzolaio! E lo vedi? Si direbbe proprio che tu l'abbia con me. Ma che c'entri tu, idiota? Dico, razza di ricattatore ladro, in galera devi finire! Finiscila, ti prego! Sì, sì, in galera! Cameriere? Comandi! Una rivoltella. Carica? Carica. Pronta la rivoltella! Ci sono 12 colpi. A me ne basta uno. È a consumazione, signore. Insomma, come gli hai detto? Gli ho detto. Mascalzone, furfante, vigliacco, ricattatore assassino! Crepa! E ferma, che se no sbaglio la mira. Assassino! Con chi ce l'hai? Con me o col calzolaio? Con te. Con te. Il biglietto da visita. Personaggi: Pasini, il portiere d'albergo. Il direttore. Immaginate la hall di un albergo ed un bancone dietro cui è appoggiato un campanellino. Buongiorno. Ma non c'è il direttore. Se vuole accomodarsi ed avere la compiacenza di attendere qualche istante, corro ad avvisare il direttore. Grazie. In che cosa posso servirla, eccellenza? No, non sono eccellenza. Ma qui c'è scritto S.E. Le iniziali del mio nome. Silvio Enea, piacere. Piacere? Piacere, Allora, mi dica, professore. No, mi dispiace, ma non sono neanche professore. Ma questo prof? Profugo. Purtroppo, sì, sono profugo di un campo di concentramento. Mi dispiace molto, ingegnere! Desolato di doverla di nuovo correggere, ma non sono neanche ingegnere. Ma qui c'è scritto Inge, non vorrà mica dirmi che lei è un ingenuo, un ingiusto, ma tantomeno un ingeneroso. Ingegnoso, nient'altro che ingegnoso. E glielo dimostra il fatto di indicare questa mia qualità con un'abbreviazione che spesso mi comporta dei vantaggi. E va bene, allora la chiamerò soltanto col suo titolo di avvocato. Ma quale titolo? Ma quale avvocato? No, quando feci stampare i biglietti da visita non ero in pianta stabile nel posto che occupavo. Ciò le spiega quell'AV che tanto l'ha impressionata e che sta semplicemente per avventizio. Va bene, e allora mi dica,
Commendatore? No, guardi, non sono neanche commendatore. No, le dico, non mi piace attribuirmi titoli che non ho e i quali francamente non tengo. Ma qui c'è scritto com, io non sono mica cieco, guardi anche lei. Com. Commissionario, ero commissionario d'albergo. Mi dica, Pasini. Ma questo è il colmo, non sarebbe neanche questo Pasini. No, Pasini, questo è solo un tic. Mi dica, brav'uomo. Vorrei essere assunto come facchino. Permette dunque che verifichi le sue capacità? Certo. Quella è la sua valigia? Sì. Mi fa vedere come la regge? Nessun problema. Dove la devo portare? Di là. Vado di là? Sì, vado di là. Io vado, sì, eh? Sì, vado. Non sappiamo. Personaggi: Dinora, cantante. Cora, padrona di casa. Nora, pianista che non parla. In un salotto durante un intrattenimento musicale. All'alzarsi del sipario, Cora ha pregato Dinora di cantare qualcosa. E canterei molto volentieri la canzone intitolata Signora, ma temo che Nora, che dovrebbe accompagnarmi al piano, non la conosca. Qui non sapete se la conosce? Parola di Cora, signora Dinora, signora Dinora, signora, signora, signora. Il fungo. Personaggi: il fiorellino, il fungo. Nel bosco, in un pomeriggio di pioggia, un fiorellino e un fungo. Che bella cosa essere nato vicino a te. Così tu mi ripari dalla pioggia. Ma dimmi, sei un vero ombrello o fungi da ombrello? Fungo! La perla rara. Personaggi: la prima signora, la seconda signora. In un salotto ai giorni nostri, all'alzarsi del sipario, le due signore stanno facendo conversazione mentre prendono il tè. E pensa, ho trovato una domestica che si dichiara disposta a venire a lavorare per un salario ragionevole e si dichiara persino disposta a tollerare le osservazioni senza rispondere male. E non hai paura a metterti in casa una pazza? Prestami lascia. Personaggi: Lucio, Licio. Lucio ha due asce, una scabra e una invece liscia. Il suo amico Licio gli chiede quest'ultima in prestito, pregandolo di lasciargliela alla porta di casa. Licio a sua volta ha due porte, anch'esse una scabra e una invece liscia, perciò chiede all'amico a quale delle due egli desidera che sia lasciato l'oggetto. L'altro glielo dice e in più lo prega di dargli in quella circostanza una lustratina alla porta. Poi vanno a farsi una bevuta, ma lasciamo ai due la parola. Lucio, lascia all'uscio. Lascia scabro o lascia liscia? Lascia all'uscio, lascia liscia. Licio, lascia liscia all'uscio liscio. Lucio, esci. Lascia liscia all'uscio liscio. Liscia all'uscio e esci. La scoperta. Personaggi: Eva, il serpente. La scena rappresenta il paradiso terrestre. Siamo perduti. Adamo ha scoperto tutto. Cielo! E come mai? Ha mangiato la foglia. A New York un pedone viene investito ogni 3 minuti. Poveraccio, non fa neanche in tempo a rialzarsi. Gli uomini belli non mi dicono proprio niente. No, davvero, non mi dicono proprio niente. Non mi dicono niente, non mi telefonano, non mi scrivono niente di niente. Quando ti nasce un figlio, non sai mai chi ti metti in casa. Personaggi: un uomo, una donna. L'orologio della torre batte 12 rintocchi.
Nella notturna penombra di una via solitaria sotto la luna, un uomo e una donna. Mezzanotte. Mezzanotte di ieri o mezzanotte di domani, amore? Come sarebbe a dire? Mezzanotte di oggi? Ma no, tesoro mio, la mezzanotte non è mai di oggi, perché sta proprio in mezzo tra ieri e domani. Infatti è mezzanotte, oggi diventa ieri e domani diventa oggi, ma non è più ieri e non è ancora domani e tantomeno oggi. Perché la mezzanotte sta precisamente tra due oggi, dei quali però uno ormai è ieri e l'altro non è ancora domani. Taci, amore, mi farai diventare pazza. Già però, non lo so mica se la mezzanotte di oggi sia quella di ieri o quella di domani. E non si saprà mai, e questa è la cosa atroce, perché non si sa se il giorno comincia o finisce alla mezzanotte. Beh, ne finisce uno e ne comincia un altro. E vedi dunque, gioia, che la mezzanotte non potrà mai essere quella di oggi. È per metà di ieri e per metà di domani, ma nelle rispettive metà, tanto ieri quanto domani sono oggi. Ma sono rispettivamente ieri e domani, e dunque non oggi. Cioè, quando ieri era oggi, l'oggi di oggi era domani. E precisamente, amore mio, ieri di ieri era ieri, quando l'oggi di oggi non era oggi, ma oggi che l'oggi è oggi, l'oggi di ieri è ieri. Oddio. E tesoro, gioia, che hai? Dovevo immaginarlo, le ho fatto discorsi troppo gravi, la sua tenera mente non ha retta. Su, apri gli occhi, se non mi spaventare. Mi hai fatto girare la testa con le tue parole. Va bene, ora è tardi però, ci vediamo domani. Giusto. Parliamo un po' di domani. No, amore, per favore, abbiamo già parlato troppo oggi di oggi. Di domani parleremo, com'è giusto, domani. Ma anima candida, ignara creatura, ma non sai che domani, domani non sarà più domani perché sarà oggi, oggi sarà ieri. E il domani di domani sarà quello che oggi è posdomani e posdomani sarà oggi, è chiaro, no? Come? Sì, insomma, ti sei mai chiesta, per esempio, quando sarà domani? Che sciocchezza, amor mio. Domani sarà domani. E perché? Diamine, perché oggi è oggi e domani sarà domani. Errore, errore, gravissimo errore. Oggi, soltanto oggi, domani è domani, ma domani, domani non sarà più domani perché sarà oggi. E oggi sarà ieri. Oddio. Ma sì, insomma, tesoro, domani, domani è domani, soltanto oggi, ma appena trascorso oggi diventa oggi, il posdomani di ieri diventa domani. Ma allora, secondo te, domani non è mai? Amore, è questa l'atroce verità. Domani non è mai, ma sarà sempre. Appena è, non è più domani, ma oggi. Invece, ieri... La lettera di Ramesse. Dolce era la sera sulle rive del Nilo. I colori del tramonto indugiavano sulle acque che si vedevano scintillare e tremolare fra le palme. Dietro il tempio di Anubi si levò un sommesso canto di sacerdoti, poi tutto tacque. Ramesse passeggiava pensieroso e la solitudine del luogo, che pareva fatto per i convegni d'amore, aumentava la sua tristezza. Coppie scivolavano tra le ombre poco lontano. Egli soltanto non aveva una compagna. Qui l'aveva vista la prima volta qualche giorno prima e qui tornava ogni sera in amoroso pellegrinaggio, con la speranza di incontrarla di nuovo e palesarle l'amor suo. Ma la ragazza non s'era rivista. L'amo, diceva a se stesso il giovane egizio, l'amo appassionatamente. Ma come farglielo sapere? Ecco, le scriverò una lettera. Corse a casa, si fece portare un papiro e s'accinse a buttar giù la dichiarazione d'amore, imprecando contro lo strano modo di scrivere degli egizi, obbligava lui, poco forte in disegno, a esprimersi per mezzo di pupazzetti. «Vedo con piacere che ti sei dato alla pittura», gli disse il padre quando lo vide all'opera. «No, sto scrivendo una lettera», spiegò Ramesse, e si rimise al lavoro pieno di buona volontà. «Le dirò», fece, «soave fanciulla». E disegnò alla meno peggio una fanciulla, cercando di darle un'aria quanto più fosse possibile soave. «Dal primo istante in cui vi ho vista», e disegnò un occhio aperto e appassionato. «Il mio pensiero vola a voi». Come esprimere questo concetto poetico? Ecco, tracciò sul papiro un uccello. «Se non siete insensibile ai miei dardi d'amore», e disegnò una freccia scagliata,
Trovatevi fra 7 mesi. 7 piccole lune s'allinearono sul papiro. Lì dove il sacro Nilo fa un gomito. Questo era piuttosto facile. Al giovane innamorato bastò disegnare un fiumicello a zigzag. E precisamente vicino il tempio di Anubi. Anche questo era piuttosto facile. L'immagine del dio dal corpo d'uomo e dalla testa di cane era nota a tutti. Perché possa esternarvi i sensi di una rispettosa ammirazione. E disegnò se stesso che si inginocchiava. Terminata l'improba fatica, il giovane intraprendente egizio consegnò la lettera al servitore. Portala alla figlia di Psammetico, disse. È urgente. Oh, fece il vecchio analfabeta. Che grazioso cannocchiale! È un papiro, asino! C'è risposta! Dopo poco, la soave figlia di Psammetico decifrava i disegni non troppo riusciti del giovane Ramesse, dando ad essi la seguente interpretazione. Detestabile zoppa. Ho mangiato un uovo al tegamino. Voi siete un'oca perfetta? Ma nel fisico somigliate piuttosto a una lisca di pesce. Vi piglierò a sassate? Siete un ignobile vermiciattolo? Ed avete bisogno della protezione di Anubi, mascalzone. Anubi è il protettore delle mummie. Ora vi saluto perché debbo pulirmi le scarpe. Vigliacco, adesso t'accomodo io. Se io sono un'oca, ma non mai una mummia, voi siete un beccaccione ed io vi prenderò a pugni. Frase che ottenne disegnando con grande perizia un'oca, Anubi cancellato, un animale cornuto e un pugno chiuso. Restituì la lettera al servitore di Ramesse che tornò dal padrone. Figurarsi la gioia di questi, quando credette di decifrare, sempre per la sua scarsa pratica di disegno, come segue i geroglifici della ragazza. Anche il mio pensiero vola continuamente a voi. Ma ritengo sia poco prudente vedersi nei pressi del tempio di Anubi. Piuttosto un buon posticino molto tranquillo credo si possa trovare nei paraggi del tempio del Bue Api, dove vi concederò la mia mano. Da un grande egittologo, il quale, dopo 2 lustri di profondissimi studi, è riuscito a ridare all'ammirazione degli uomini il brano di sublime poesia contenuto in esso. Eccolo, nella traduzione integrale che ne fa lo scienziato. Oh, Osiride, che danzi stancamente sul fiore del loto, seguito dall'ibis, uccello a te sacro. Io t'offro la spiga del grano e 7 fagioli di fresco sgranati, a ciò che tu allontani da me il serpe dell'invidia e al sommo Anubi, cui io mi prostro, seguito anch'io dall'ibis sacro, sacrificando un grasso vitello che abbatterò di mio pugno.